non esiste sostenibilità d'impresa come valore etereo, cioè gassoso che rimane in aria, che diventa una bella medaglia che si appende fuori dai cancelli l'impresa. La responsabilità sociale si deve toccare con mano nelle condizioni di vita e di lavoro delle persone dentro l'azienda, nel rispetto dell'ambiente e del territorio e nella costruzione di una realtà che promuove il protagonismo sociale dei lavoratori e delle lavoratrici e che distribuisce a loro la ricchezza che generano.